lo scambiatore di calore all'interno della pompa di calore. Vediamo oggi cosa fa, ne taglieremo uno a metà per capire come è fatto il suo interno. E beh, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, benvenuto in questo nuovo video tecnico in cui andremo a capire come è fatto il condensatore o in genere uno scambiatore a piastre all'interno del circuito frigorifero. Prima però di iniziare lasciatemi presente, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche, cioè a staccare per sempre il contatore e non ricevere più le bollette del gas. Non lo faccio io direttamente, lo facciamo attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. Oggi vediamo un altro componente molto importante del circuito frigorifero, lo scambiatore a piastre. Nel circuito frigorifero abbiamo due scambiatori di calore. Abbiamo un condensatore, l'abbiamo già visto nel video iniziale, trovi il link, lo trovi adesso qui sopra, e abbiamo il condensatore che è uno scambiatore a piastre dove il gas caldo che esce dal compressore scambia il calore con acqua tecnica, quindi andiamo a riscaldare l'acqua che poi facciamo girare all'interno dell'impianto di riscaldamento o per produrre l'acqua calda sanitaria. E poi abbiamo un altro scambiatore di calore che si chiama evaporatore, dove abbiamo invece gas freddo, quindi abbiamo gas freddo che dobbiamo far evaporare o attraverso l'aria, quindi nelle pompe di calore aria-acqua abbiamo uno scambiatore alettato con il ventilatore e la batteria che trovi nella macchina esterna, quella che congela, quella che va in sbrinamento, ecco questa è la batteria. Oppure se abbiamo una pompa di calore geotermica dove non abbiamo l'aria ma usiamo l'acqua di falda oppure il glicole che sale dal terreno, abbiamo uno scambiatore a piastre anche in questo caso. Quindi nelle pompe di calore geotermiche troverai due scambiatori a piastre, uno condensatore che riscalda l'acqua e uno evaporatore invece che la va a raffreddare. Prendo l'acqua del pozzo, magari a 10 gradi, e la ributto nel pozzo più fredda a 7 gradi. Nelle pompe di calore invece aria-acqua abbiamo sempre uno scambiatore a piastre come condensatore e abbiamo poi un evaporatore invece ad aria con la sua ventola e i suoi rami, insomma, in modo da andare a recuperare l'energia dall'aria. Vediamo al suo interno, perché sembra una scatoletta chiusa, ma vediamo com'è fatto uno scambiatore a piastre. Acquista Vivere senza gas, il libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Eccoci qui. Allora, abbiamo preso uno scambiatore a piastre e l'abbiamo tagliato a metà per farti capire all'interno. Ecco, come vedi, abbiamo tante piastre, una attaccata all'altra. A volte sono saldobrasate, a volte sono invece fissate meccanicamente in modo da tenerle ben fisse una con l'altra, però tipicamente nei circuiti frigoriferi sono sempre saldobrasate, cioè sono saldate, passami il termine, no? Al suo interno, ecco, mettendo una piastra all'altra, come vedi, ogni piastra è a spina di pesce, creando dei piccoli canali. Qui all'interno, da una parte ci gira il gas, dall'altra ci gira l'acqua. Quindi il gas, ad esempio caldo, bollente, che esce dal compressore, va a riscaldare l'acqua che passa sul canale immediatamente sotto. Infatti, come vedi, tagliando a metà, abbiamo la possibilità di vedere che da una parte ci sono i forellini dove passa il gas, dall'altra ci sono i forellini dove passa l'acqua. Questi sono completamente concatenati uno con l'altro e riusciamo in questo caso a riscaldare l'acqua che poi faremo girare nel tuo impianto di riscaldamento, radiatori, pavimento, fancoil. Ecco, questo è un elemento importante perché, come vedi, i forellini sono molto, molto stretti. Quindi da una parte, vabbè, gira gas, ma dall'altra l'acqua del tuo impianto è fondamentale che sia pulita. Perché se abbiamo un radiatore o abbiamo un impianto a pavimento con della sporcizia al suo interno, con dei fanghi e quant'altro, capisci bene che se non mettiamo un filtro defangatore e dei filtri comunque che depurano l'acqua prima di arrivare al nostro scambiatore, la sporcizia si incastra e non passa più l'acqua. Ecco, uno dei motivi per cui le pompe di calore vanno in blocco nel tempo, perché non viene fatta manutenzione, non viene lavato l'impianto di riscaldamento e poi queste cose qui si intasano, ovviamente mandando in tilt la pompa di calore, perché immagina che da una parte il gas caldo continua a uscire, dall'altra non gira acqua, quindi le temperature in questo
componente salgono in maniera vertiginosa. Beh, spero insomma di averti dato uno spunto in più per capire come funzionano le pompe di calore andando a vedere lo scambiatore a piastre, e se vuoi trasformare anche tu la tua casa in 100% elettrica vai nel link qui sotto oppure qui sopra, e ci vediamo naturalmente alla prossima.